Ciao, oggi ti farò vedere una base per l'accompagnamento nella mano sinistra del piano jazz. Se ti piace questo argomento, vieni con me. Ciao, allora, ben ritrovati sul canale. Se è la prima volta che sei qua, ti do il benvenuto e ti dico già che questo canale è fatto da un pianista per un altro. E oggi voglio fare questo video in risposta a un mio iscritto, Mickey Malvuccio, che mi ha chiesto di fare questo video specificamente parlando di questi voicing dell'accompagnamento della mano sinistra nel piano jazz. E voglio ringraziarti, Mickey, per questa dritta che mi hai dato e principalmente dire a tutti che questo canale Telegram, dove noi discutiamo anche di queste cose che parliamo qua su YouTube, è aperto per qualsiasi pianista e qualsiasi musicista voglia entrare, ok? È gratuito e sono lì appunto per dare contenuti extra di queste lezioni qua, mandare MP3, mandare basi e mandare contenuti esclusivi e video lezioni solo per quelli che sono lì. E se vuoi entrare, sai che puoi scannerizzare il codice QR qua sotto oppure direttamente entrare nel link della descrizione, d'accordo? Quindi entriamo nel vivo della lezione, ragazzi, fate attenzione e attivate il modo lezione adesso, non distraetevi e mettete il vostro piano davanti per praticare con me, ok? Facciamolo insieme, ragazzi. Dunque, voglio darti la prima dritta fondamentale per imparare gli accordi di accompagnamento nel piano. La cosa principale e fondamentale da fare è ascoltare tantissimi dischi di jazz e immergersi veramente in questo linguaggio, perché la musica si impara ascoltando, principalmente i grandi pianisti cosa facevano nel passato, cercando di copiare e poi creare lo stesso vocabolario che hanno loro, ok? Pensa sempre che la musica è un linguaggio e questo può servirti per appunto riuscire a fare la tua musica, ok? Quindi la prima cosa di tutto, innanzitutto, che dobbiamo fare oggi è iniziare ad ascoltare molta musica jazz, ok? Inizia ad ascoltare tanto e a trascrivere le cose che ascolti, ossia tirare giù a orecchio proprio, pensare, ok, questo accordo qua cosa stava facendo, ritornare indietro, riascoltare tante volte finché il tuo orecchio non si abitua, ok? È come creare un vocabolario dopo tutto, ok? Quindi questo qua è solo un insight di quello che potresti fare ascoltando tantissimi dischi, ok? Lo ribadirò tante volte nel video perché è veramente fondamentale ascoltare, ok? Quindi, allora, questo esempio qua che faremo sarà su una progressione 2-5-1 di Re minore, Sol e Do, per fare più semplicemente per tutti capire, d'accordo? Allora, sarà così. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok? E voglio che già che ti eserciti subito a fare questa cosa dell'orecchio che ti dicevo. Prova a suonare insieme a me adesso, ok? Allora, 1, 2, 1, 2, 3, vai. Andiamo? Ok? Allora, la cosa che facciamo adesso è pensare che siamo in un trio jazz suonando, ok? Pensa che c'è un batterista e un altro bassista che sta suonando con te. E la cosa che devi fare adesso è dare loro appunto questa parte ritmica e armonica. È questo che stiamo facendo adesso e ci concentreremo in fare 4 volte questa progressione qua insieme, d'accordo? Prima facciamo un ritmo moderato, tranquillo, affinché tu possa imparare. Appunto, ascolta una volta, cerca di fare più volte possibile e se non hai capito ritorni indietro nel video, ok? Poi dopo ti voglio sfidare e aumentare il BPM, aumentare la velocità per sfidarti e metterti alla pratica, ok? Perché è sempre buono andare oltre la nostra zona di comfort, ok? Quindi andiamo. 1, 2, 3, vai! Ok? Ce l'hai fatta? Fammi sapere com'era andato questo allenamento adesso, ok? Fammi sapere per capire se effettivamente ti ha aiutato oppure no, se dovevo farlo più lento o in qualche altro modo, d'accordo? Sono qua per aiutarti. Adesso voglio sfidarti per uscire appunto dalla nostra zona di comfort, ok? Sfidiamoci. Andiamo. 1, 2, 3, vai! Ah,
Allora, com'è che ti sei trovato? Ti sei trovato bene? Hai avuto difficoltà? Fammi sapere tutto qua sotto nei commenti, ok? E se vuoi andare più a fondo su questo, entra sul gruppo Telegram, che è sempre gratuito e sono qui per voi, appunto per vedere i tuoi risultati. Lì puoi mandarmi i tuoi video e così posso anche confrontarti e dirti, guarda, fai così, fai cosà, così possiamo crescere insieme, d'accordo? E principalmente iscriviti sul canale, aiutami a farlo crescere, ok? Lascia il like perché così YouTube capisce che questo video è rilevante e lo condividi automaticamente con altri musicisti. Ok? E anche tu, ovviamente, aiutamelo condividendo sui gruppi della famiglia, con i tuoi cugini, con i tuoi amici, con chi vuoi, d'accordo? L'importante è sempre condividere perché è questo che ci fa crescere, ok? Quindi un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!